È finita la partita, siamo qui con Mister Benozzi. Cosa ne pensa riguardo la partita di oggi? Ne penso che purtroppo il risultato di 3-0 finale è un po' bugiardo. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo, siamo molto equilibrati, abbiamo avuto diverse occasioni, tra l'altro anche su un calcio d'angolo siamo andati molto vicini a passare in vantaggio. Poi loro sul nostro disimpegno ne hanno approfittato, sono passati in vantaggio, sicché insomma nell'arco della partita diciamo che la svolta noi dovevamo vincere per passare il turno, loro passando in vantaggio hanno avuto la possibilità anche di poterla gestire. Ottimo secondo tempo, siamo ripartiti bene, però purtroppo diverse occasioni l'abbiamo creata, ci abbiamo creduto. Siamo stati anche sfortunati su alcune situazioni dove potevamo magari pareggiare e poi giocarsi tutto negli ultimi 10-15 minuti, ma diciamo che è stata una partita storta per quanto riguarda le situazioni. Non siamo stati magari bravi a finalizzare, però prendiamo atto, insomma, la prestazione è stata ottima da parte dei ragazzi, convincente. Abbiamo tanti ragazzi giovani, squadra, insomma, abbiamo inserito tanti ragazzi nuovi. Ci prepariamo per l'inizio del campionato, che sono molto ottimista. I ragazzi stanno bene, mentalmente stanno bene, sapevamo di trovare un'ottima squadra, che è il Meridi. Insomma, usciamo però a testa alta, anche se il risultato, come dicevo prima, è purtroppo bugiardo, perché insomma 3-0 è un po' troppo pesante per la prestazione, per quello che hanno fatto i ragazzi. Un plauso ragazzi e ripartiamo da martedì, domenica ci aspetta il Pietrasanta, iniziamo il campionato e niente, settimana prepariamola bene, testa bassa e niente, martedì iniziamo. Grazie. Bene, arrivederci.